infatti io ci arrivo dell'ambiente. E infatti adesso io ci arrivo perché ci arriviamo, completiamo ci arrivo questa completo, parte completo e dico il Parlamento può fare tantissimo. Può fare tantissimo perché bisogna mettere argine a questo fenomeno che sta rodendo le basi della nostra società. Io ho apprezzato, e non è la prima volta, le cose che ha detto Ignazio Giudice a proposito del rapporto tra l'industria e la politica, tra l'industria e la città, tra l'ENI e Gela. E non è la prima volta perché è stato sempre un'impostazione che ha caratterizzato l'impegno sindacale di Ignazio e gli va dato grande merito al riguardo. Mi piace l'espressione che la politica e l'industria, chiunque esso sia, dovrebbero tornare a darsi del lei. Io ho vissuto uno dei momenti più traumatici per me, dal punto di vista psicologico, per carità, quando ho visto qualche anno fa, non vado a ricordare, nel corso di una campagna elettorale, ma non la evoco questa vicenda per ricordare contrasti o altro, quando ho visto un ministro della Repubblica italiana che andava a casa dell'ENI. Se arriva un ministro della Repubblica, ma io dico anche un onorevole, un sindaco, un presidente della regione, riceve il direttore dell'ENI, l'amministratore delegato, chiunque esso sia, nella sua segreteria al più, in una sede istituzionale, nel palazzo di città, in un palazzo di cultura, perché questo è innanzitutto la manifestazione del primato della politica, perché il primato della politica è il primato della gente, è il primato della democrazia, è il primato delle istituzioni.